C'era una volta, in una terra lontana, un uomo di grande sapienza e immensa fede. Si chiamava Vittorino. Viveva nella città di Poetavium, un piccolo luogo che si trovava in un angolo remoto della Pannonia, oggi parte della Slovenia. Vittorino non era nato là. Aveva radici greche e per questo la sua lingua madre era il greco. Ma era un uomo curioso, un uomo che aveva sete di sapere e di verità. Così, crescendo, iniziò a studiare e le sue letture lo portarono a conoscere Dio e le sacre scritture. All'inizio Vittorino era un retore. Passava il tempo a parlare, ad insegnare, a diffondere il sapere con parole eleganti e ragionate. La sua voce era potente e le persone si fermavano per ascoltarlo. Tuttavia, un giorno, mentre meditava sulle parole dei profeti e delle sacre scritture, qualcosa cambiò dentro di lui. Capì che la sua vita doveva prendere una nuova direzione, una più profonda. Così decise di seguire la via della fede, abbandonando la carriera di retore per diventare vescovo di Poetavium. Da quel momento in poi, Vittorino dedicò la sua vita a insegnare il messaggio di Dio e a commentare le parole della Bibbia. Scriveva e scriveva con una passione che sembrava non avere mai fine. Ogni giorno apriva il suo cuore e cercava di interpretare ogni riga, ogni versetto, per rivelarne il significato profondo. La sua lingua era semplice, ma ogni parola che scriveva portava con sé un'energia vibrante. Il suo messaggio era chiaro, perché voleva che tutti, persino i più umili, potessero capire la grandezza dell'amore di Dio. Ma vivere per Dio non è sempre facile, e Vittorino lo sapeva. In quei tempi difficili, il mondo era pieno di oscurità, e molti, come lui, rischiavano la vita per diffondere il Vangelo. Alcuni lo consideravano un sognatore, altri lo rispettavano come un grande maestro, ma ci furono anche quelli che lo guardavano con sospetto. Si diceva che Vittorino, tra i suoi insegnamenti, avesse creduto che Cristo sarebbe tornato per regnare sulla terra per 1000 anni. Questo suo pensiero, noto come millenarismo, fece discutere molti. Ma per lui non era un'eresia, era una speranza, la visione di un mondo migliore in cui Dio avrebbe portato pace e giustizia a tutti. E poi vennero giorni bui. Sulla terra scoppiò una persecuzione terribile come il vento gelido d'inverno. I cristiani venivano presi, imprigionati e condannati. Ma Vittorino non scappò. Non cercò di nascondersi né si piegò alla paura. Continuò a parlare, continuò a scrivere fino alla fine. Per lui la fede era tutto, era la sua luce, la sua fiamma. Sapeva che quel fuoco non si sarebbe mai spento, nemmeno davanti alla morte. Infine giunse il momento in cui anche Vittorino fu preso. Camminava verso il suo destino con la testa alta, il cuore sereno. Aveva già dato tutto, le sue parole, i suoi insegnamenti, la sua stessa vita. In lui non c'era paura, solo la dolce certezza che la sua anima sarebbe stata accolta tra le braccia di Dio. E così fu. La sua vita si chiuse in un soffio, ma la sua luce rimase. Si racconta che, anche dopo la sua morte, le sue parole continuassero a risuonare nei cuori di chi lo aveva conosciuto. Le sue opere, i suoi pensieri, sopravvissero alla furia del tempo e della persecuzione, come petali delicati su un prato fiorito dopo una tempesta. Vittorino era andato incontro al suo destino, ma la sua fede, il suo amore per la verità continuavano a vivere.
per questo, ancora oggi, molti ricordano Vittorino, non come un semplice uomo, ma come un simbolo di speranza, un faro nella notte. Un uomo che non ha mai abbandonato ciò in cui credeva, nemmeno di fronte al pericolo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.